Cari compagni di avventura, qui Denis come sempre e quest'oggi si torna a parlare di One Piece su questo canale, però occhio, parliamo delle ultime cosine rivelate nel manga, per cui se non siete in pari con l'opera cartacea di Ciroda, occhio che quest'oggi qui facciamo gli spoiler, per cui in caso siete avvisati. Cominciamo il discorso così, con un aneddoto. L'altro giorno nelle storie di Instagram ho pubblicato un box domande e tra le varie domande che ho ricevuto ce n'era una che continuava a ripetersi in loop, quindi io scorrevo e continuavo a vedere la stessa domanda e la domanda in questione riguardava la gestione dello svelamento di determinate informazioni, insomma in generale dei cliffhangeroni che Oda inserisce a Egghead, quindi di fatto una domanda tecnica sulla scrittura dell'ultimo periodo di Oda praticamente, e ho ritenuto la domanda molto interessante, quindi perché sprecare il contenuto su una risposta molto concisa di 15 secondi quando potevo dedicarci un intero video? Quindi dedichiamoci un intero video, ho detto. E siamo qua. Siamo qua quest'oggi per parlarne. C'è molta roba interessante da dire in realtà. Per l'occasione infatti ho ritirato fuori tutti gli appunti delle mie analisi di ogni capitolo settimanale e ho confezionato una sorta di schema, per così dire, un modo che Oda sta utilizzando per darci determinate informazioni. Che non è... Non so se definirlo schema narrativo, perché secondo me non è... È troppo presto per definirlo tale, però mi sembra comunque un'evoluzione della narrativa utilizzata a Wano Kuni, quindi potrebbe essere, no, perché no, un nuovo modo che sta utilizzando per raccontare, che magari a lui piace di più, che magari lo trova più interessante, più coinvolgente, eccetera, eccetera. Poi su quella cosa ci torniamo. Parliamo dal come si compone questo modo di raccontare gli avvenimenti a Egghead. Capitolo 1066. Praticamente arriva Vegapunk e inizia a parlarci dei suoi studi sul secolo vuoto. Quindi ci racconta dei libri di Uara che erano nel lago, che sono stati spostati, no, a Erbaf, eccetera, eccetera, con tutta quella roba lì nel 1066. E quella cosa lì è l'inizio della caratterizzazione un pochettino del personaggio di Vegapunk, perché inizia a espandere tutti i concetti legati a quello che lui vuole fare e come vuole fare le varie cose. Quindi, di base, qual è il suo sogno e qual è il suo desiderio ultimo. Quindi, insomma, solite robe dei i sogni degli uomini non moriranno mai, no? Comincia nel 1066. E tu alla fine del 1066 ti fai un'idea molto chiara del personaggio. Ma ecco che nel 1067 Oda prende quell'idea e te la scardina completamente. Perché se nel 1066 ti diceva che era interessato alla storia per, no, prendere l'eredità di Clover, eccetera, eccetera, nel 1067 ti dice tutt'altra cosa, cioè che non gliene può fregare di meno del discorso della storia perduta, gli interessano le tecnologie perdute. Quindi ciò che Clover studiava non ne può fregare di meno. Cioè Clover era interessato alla memoria storica, lui interessato alla tecnologia, puramente quella. E quindi di base ci dice nel capitolo 1067 che ciò che vuole realizzare è una sorta di conoscenza condivisa tra tutte le persone in modo tale che chiunque possa attingere a questo bagaglio culturale come se fosse una banca dati di internet, perché poi il concetto più o meno è quello, quindi chiunque abbia accesso a determinate conoscenze. Tra l'altro lì anche c'è Jimbe che fa un bel discorso sull'etica della faccenda e su tutte le problematiche annesse alla faccenda. In caso ci torniamo in un futuro video perché è molto molto interessante quella cosa lì e apre molti spirali narrativi, molto belli soprattutto, è proprio la cosa più cicciosa di quel capitolo. Però, di nuovo, noi chiudiamo col 1067 con un'idea specifica del personaggio di Vegapunk, ma è un'idea che ci viene di nuovo scardinata nel capitolo 1068, perché nel capitolo 1068 ci viene detto sempre attraverso le parole di Vegapunk che no, non è interessato, no, a creare questa coscienza condivisa, non è quello il suo obiettivo, non è quello il suo sogno, in realtà il suo sogno è creare un'energia infinita, quindi illimitata e gratuita per tutti, in modo tale che tutte le guerre energetiche spariscano nel nulla. Che anche lì ci sono dei problemi etici che si potrebbero trattare, no, che vanno ad aprire gli spirali narrativi per futuri approfondimenti, però ecco che, ripeto, ciò che abbiamo capito e compreso del personaggio di Vegapunk nel 1066 e nel 1067 cambia di nuovo, perché è tutt'altra cosa, va su tutt'altri contesti, su tutt'altre tematiche, e come noi sappiamo, Oda tendenzialmente associa un tema a un personaggio, difficilmente ne associa più di uno, perché ha 1200 personaggi, quindi cioè, quanta roba deve fare per ogni personaggio. Per una questione di semplicità narrativa, un tema, un personaggio. E nel 1069, quindi, poi abbiamo la conferma delle ultime cose del 1068 e sappiamo per certo che tutto il suo discorso riguarda di fatto la creazione di questa energia e portare una sorta di pace nel mondo grazie alla mancanza, no, di una guerra per le risorse. Chiaro, conciso, preciso. E fin qua tutto ok, nel senso, questa cosa è lineare, è progressiva, funziona, può avere senso anche a livello, no, di costruzione dei dialoghi di personaggi, un po' tirato per alcuni versi, ma può funzionare, ma ecco che cambia tutto nel discorso di fruizione settimanale, perché
se tu leggi questi tre capitoli di fila e quindi li leggi, non lo so, in un volume, non ti cambia niente come lettore. Ma se tu li leggi settimanalmente e magari c'è pure una settimana di pausa in mezzo tra un capitolo e l'altro, ecco che le discussioni cambiano notevolmente. Quindi, perché Oda ha iniziato a modificare il modo di raccontare e iGED ci ha portato questo tipo di approccio? Secondo me, per tenere alta la soglia di attenzione dei propri lettori. E guardate bene, non è l'unico esempio di iGED. Volendo, potremmo parlare anche di Donut su tutte le rivelazioni di frutti del diavolo, perché nel 1069 Vegapunk inizia a dirci che i frutti del diavolo non sono altro che poteri che possono essere considerati come la futura possibile evoluzione del genere umano e che nascono per appunto dei desideri delle persone che vorrebbero vedersi in un determinato modo. Quindi ci dà delle informazioni che tra l'altro sono contrastanti rispetto alle informazioni preesistenti riguardo i frutti del diavolo. Poi però nel 1070 cambia di nuovo tutte le carte in tavola, perché continua a parlare dei frutti del diavolo, quindi nel 1069 il discorso non si era chiuso, e riprende nel 1070 parlandoci del fatto che alcuni frutti sono riproducibili, altri no. Si fa tutto il discorso degli Zon che sono perfettamente, no, copiabili, di Paramisha che lo si può fare solo creando il Green Blood, quindi di base non può creare un frutto da far mangiare, ma solo creare proprio un fattore di lignaggio già modificato. Si dice che invece i Rogia non sono modificabili, cioè o ricreabili o sintetizzabili in laboratorio, quindi ci dà queste altre nuove informazioni. E siccome il discorso chiaramente lì non si può chiudere, è molto 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 probabile che avremo, no, modo in futuro di avere un terzo o un quarto capitolo in cui verrà approfondita la faccenda di nuovo in maniera più chiara e, credo, più definitiva, forse? Spero? Quindi insomma, tutta iGED ha questa struttura dove le informazioni, invece che essere date in un unico capitolo, come più o meno era sempre stato, vengono divise in tre capitoli. Un esempio di confronto proprio estremamente facile che mi ricordo sempre in maniera precisa è il capitolo 820, dove per esempio c'è Inuarashi che fa un mega 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 monologo che ci racconta tutte le cose, no? Sull'Aftel, sul viaggio di Roger, eccetera eccetera, sulle bugie di Crocus, tutte quelle cose là. Un unico capitolo. Un sacco di vignette, un sacco di tavole dedicate in Inuarashi al suo monologo che ci raccontava cose. Ora, evidentemente per Oda quel tipo di approccio era noioso e quindi ha deciso di modificare le carte in tavola, che ci sta, perché insomma sono 25 anni che narra, quindi magari 25 anni che si annoia a farlo sempre allo stesso modo, quindi cambia le carte in tavola in primis per se stesso e poi magari anche per i lettori. E in tal senso tutte le modifiche all'approccio narrativo utilizzate a Wano Kuni possono essere intese proprio come una sorta di sperimentazione per trovare una propria nuova dimensione, quindi un modo nuovo di raccontare le cose da lì in avanti. Non a caso ha provato varie tecniche narrative a Wano Kuni, arrivando più o meno alla fine di Onigashima con un sistema ben delineato e definito, più rotondetto, mettiamola così. Quindi è arrivato alla fine di Wano Kuni con un sistema delineato, ecco, preciso di raccontare le cose. A molti non piace, a molti piace. Ciò che conta sono i dati di vendita e il gradimento del pubblico, perché insomma, come immagino ormai sappiate, deve uscire dagli orecchi sta roba che le diciamo ogni due secondi. C'è un sistema di valutazione interna a Shueisha, quindi la gente può valutare sul web, sia in modo cartaceo, la rivista, tutte cose, quindi ci sono le valutazioni settimanali, ogni capitolo viene pubblicato su Shonen Jump. C'è l'app in cui si possono dare valutazioni, c'è pure quella di Manga Plus, quindi mille modi alla casa editrice per capire se una roba piace o non piace. E i dati di vendita dicono che sta piacendo. Tutta la parte finale di Onigashima è piaciuta. A me non è piaciuta, ma io sono uno, la maggior parte delle persone ha apprezzato, quindi evidentemente ha senso però ad andare a intercettare quel gusto lì, soprattutto se gli fa aumentare i dati di vendita. Però è marketing base, se vende di più funziona, cazzo, prosegui per quella strada, ma ovvio, non è normale che sia così. Quindi è probabile che per l'appunto, facendosi due conti in tavola, vedendo che il modo di raccontare anche di quell'820, no, siamo in una fase del manga discendente per quanto riguarda il gradimento del pubblico, è stata una fase poi di crescita, perché l'utenza ha iniziato ad apprezzare di più sui grandi, parliamo proprio di grandi numeri, non nel singolo, non di italiani, proprio gente in all over the world, quindi in tutto il mondo, ha apprezzato di più perché i dati di vendita dicono quello, addirittura in Giappone stesso dati Oricon dicono quello, e seppur con la doverosa premessa che in Giappone fanno i memini per prendere in giro il modo di Oda di raccontare le storie, perché non ha senso, secondo nessuna regola narrativa, loro stessi prendono per il culo One Piece per questa cosa, allo stesso tempo però alla fin fine vende. E c'è anche da dire un'altra cosa in realtà, i memini nascono più o meno dei lettori di vecchia data, quindi i vecchiacci come me, come probabilmente molti di voi, ma
Oda stesso, stando a molte dichiarazioni che fa, parla tantissimo, tantissimo al pubblico di ipergiovani, cioè proprio il reale target di One Piece. Quindi è probabile anche che questa modifica alla narrazione derivi da riuscire a tenere quella, no, loro solita attenzione sempre alta, attiva, che anche lì, tristemente, date la mano, è più bassa di quella della nostra generazione. Non è questione di nonnismo, purtroppo è questione di scienza. Triste realtà. Quindi, se la solita attenzione dei lettori giovani, quelli a cui Oda sta puntando, quelli a cui la rivista sta puntando, di base gli adolescenti, ha una solita attenzione più bassa, evidentemente fare un capitolo intero di monologo di spiegazione non funziona, non va bene, quindi ecco che prendono quelle informazioni e le spezzano in 3-4 capitoli. Questo cosa comporta a noi? Di base niente, se non che dobbiamo regolarci nelle discussioni settimanali sulle informazioni rilasciate, considerando che è un nuovo modo di raccontare, non è il solito modo di raccontare. Quindi non è che quell'informazione è, no, conclusa lì e da lì si può partire con una discussione o fare ipotesi di vario tipo, ma bisogna aspettare 3-4 capitoli per avere tutti i pezzettini del puzzle, per poi a quel punto tirare, no, le somme e fare le solite discussioni del caso. Tutto là. Quindi no, non ha senso fare teorie tipo sui frutti del diavolo, perché mancano ancora parecchi capitoli per poter capire, no, le cose in maniera chiara e definitiva, perché purtroppo ormai le informazioni sono spezzate. Basta. Credo di aver detto più o meno tutto quello che volevo dire, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, anzi fatemi sapere se questo approccio vi piace o meno, se lo trovate sensato, se non lo trovate sensato, se vi piaceva di più, non lo so, il monologo dell'820, o se preferite questo modo di raccontare le cose. Sbizzarritevi nei commenti, sono curioso di sapere la vostra, anche perché banalmente mi interessano questi dettagli dal punto di vista commerciale, perché non è neanche narrativo, è proprio commerciale quel discorso, quindi è interessante, è fuori dal mio campo, ma interessante, quindi fatemi sapere la vostra. E basta, vi ricordo come sempre che il progetto è supportato da Patreon, ringrazio Alex come sempre per l'editing fulmineo di questo video, visto che ve lo sto per mandare, sono le 9 di sera, grazie, e basta, fate i bravi, mangiate le verdure, se siete arrivati fino a questo punto scrivete nei commenti hashtag pomodorino, grande ritorno, e ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale, bella a tutti.